Abbiate compassione dell'umanità desolata che vive lontano da Dio, dell'umanità gaudente, dell'umanità arrabbiata. È la solenne celebrazione eucaristica in cui l'arcivescovo Delpini, per l'imposizione delle sue mani e la preghiera, conferisce le ordinazioni diaconali a coloro che iniziano l'ultimo tratto di cammino verso il sacerdozio. 30 i candidati, 23 diocesani provenienti dal seminario arcivescovile di Venegono e 7 che si sono formati a Monza nel seminario teologico internazionale del PIME. Dopo la recita dell'ora terza, con il rito di ammissione agli ordini sacri, di 2 candidati al diaconato permanente, entrambi con mogli, e di 15 ammittenti al diaconato e al presbiterato, normalmente tale rito avviene nel contesto del pontificale dell'8 settembre, prende avvio la messa, in cui la presentazione all'arcivescovo, l'eccomi, definiscono gli impegni degli eletti al ministero diaconale. Uomini di età compresa tra i 24 e i 45 anni, con alle spalle esperienze e storie diverse. Dal brano del Vangelo scelto dai diaconi, quello del Padre Misericordioso, da cui i candidati hanno anche tratto il loro motto, si avvia la riflessione di Monsignor Delpini, rivolta a candidati che, avendo scelto di diventare servi del Signore, vanno festeggiati giustamente, ma che soprattutto devono loro mostrare come portare la festa del Padre nel mondo. Noi siamo solo dei servi alla festa del Padre che accoglie il Figlio che era perduto. Cioè, noi siamo incaricati di organizzare, di preparare, di rendere festosa la casa per Dio che accoglie l'umanità che si è rovinata, per restituire ai Suoi figli la loro dignità e renderli partecipe dei beni della Sua casa. Ecco la prima parola che raccogliamo dalla testimonianza di questi candidati è questa: noi siamo i servi, non fate festa per noi, fate festa per ogni figlio che torna a rallegrare il Padre. Un sentimento quindi che si fa compassione, nel senso vero, etimologico, compatire, sentire con. Abbiate compassione per chi ha perso le sue cose e infine corre il rischio di perdere anche se stesso. Abbiate compassione dell'umanità desolata che vive lontano da Dio. Abbiate compassione dell'umanità gaudente che vive lontana da Dio. Abbiate compassione dell'umanità arrabbiata che vive lontano da Dio e si immagina un Dio che vuole trattare come servi quelli che sono i Suoi figli. Dunque questo ci dicono i candidati: condividete i sentimenti del Padre e guardate intorno, guardate tutta l'umanità e provate compassione, lasciatevi commuovere dall'umanità che ha dimenticato Dio e vive disperata, gaudente, arrabbiata. Stringente il monito dell'arcivescovo alla sua prima ordinazione da lui presieduta. Fate festa, non calcoli. Fate festa, non solo programmi e statistiche. Fate festa, non solo appelli e denunce. Il pensiero torna alla pagina evangelica per un terzo auspicio e monito. Saper indicare al mondo che sembra averlo perduto il senso vero della gioia. Che cosa possono significare i segni della festa nella casa del Padre Misericordioso? L'abito più bello, l'anello al dito, i sandali ai piedi, il vitello grasso contribuiscono a un elemento decisivo per la festa, e cioè a restituire dignità al figlio rovinato. In questa nostra città della moda si deve forse ricordare che l'abito più bello non è quello più costoso o più strano o più seducente, ma è quello che meglio custodisce la dignità delle persone. E l'anello al dito non è l'ostentazione della ricchezza, ma il segno della nobiltà di essere figlio del Padre. E il vitello più grasso non è l'esagerazione dell'ingordigia, ma la possibilità di ospitare molti intorno alla mensa. Imparate a custodire l'arte di far festa, cioè la cura per la dignità di ogni persona, anche di chi torna a casa
con i vestiti logorati dalla vita sbagliata e con i piedi nudi per un troppo lungo e sconclusionato andare. Poi il sì lo voglio. Sì, lo prometto. E le litanie dei santi. Santa Teresa benedetta della croce, prega per noi. L'imposizione delle mani e la preghiera di ordinazione nel silenzio della cattedrale, la vestizione degli abiti diaconali, la consegna del libro dei Vangeli e lo scambio della pace, accompagnato dal canto dei futuri preti 2018, che diventeranno tali il 9 giugno dell'anno prossimo. E prima della benedizione, ancora un pensiero dell'arcivescovo. Che ci siano delle persone adulte, libere, consapevoli, che si fanno avanti e dicono: ecco, voglio prendere una decisione definitiva, e questa decisione definitiva è di servire la Chiesa, la gente, il Signore. Questo mi sembra che sia una cosa più bella e più grande che persino di fare l'arcivescovo di Milano.